Allora, il 27 dicembre esce La Befana viene di notte, che ti vede protagonista in un doppio ruolo, quello della maestra Paola e quello della Befana, una Befana moderna, sì, indipendente, emancipata. Che cosa ci puoi raccontare a riguardo? È una Befana, scopriamo la vita della Befana, perché sai, della Befana finora si è sempre saputo soltanto che porta regali e va a segno. In questa storia raccontiamo un momento del fallimento di questa Befana, un giorno in cui suo malgrado si è sbagliata, è fallito, non ha consegnato il regalo del bambino. Questo bambino le ha giurato vendetta eterna, è cresciuto ed è diventato il cattivo del film, che è Mr. Johnny, interpretato da Stefano Crisi. La Befana è anche la maestra Paola, di giorno insegna ai bambini, quindi deve impartire loro le regole, insegnare loro a vivere, insomma, anche, e quindi dà loro un consiglio ai suoi bambini di vivere, di cercare di fare squadra, di agire insieme. Questo a volte i bimbi magari non lo capiscono in classe, perché ognuno ha la propria personalità, c'è il bimbo un po' bullo che magari invece vuole immergere in modo sbagliato. Ma questo, l'insegnamento della maestra Paola è questo. E sembra essere inascoltato, ma poi succede che lei è anche la Befana e che Mr. Johnny scopre e quindi la rapisce. I ragazzi quindi vengono a sapere che la loro maestra, che è anche la Befana, è stata rapita. Quindi affronteranno un viaggio, un viaggio anche di esperienza e di formazione per questi sei bambini meravigliosi che hanno fatto il film, questi sei alunni che insieme scopriranno quanto la squadra possa dare forza a ognuno di loro, quanto il lavoro di squadra possa essere utile nel poter realizzare le buone cose. Senti, un film appunto che affronta tematiche, quale esempio il sessismo, perché c'è la Befana che ce l'ha un pochettino, insomma, con Babbo Natale. La Befana c'ha un livore nei confronti di Babbo Natale e come darle torto, perché Babbo Natale è sempre stato rappresentato come un pappitello cosciocchone, buono, profumato, ben vestito, con questo vestito rosso, le renne scintillanti che lo portano a destinazione, quindi lui che fatica fa, e poi è anche testimone di una vita importante, insomma, quindi secondo me anche di buone entrate, di quali livelli. Sì. E lei poverina è con le scarpe tutte rotte, viaggia su uno scopacancatorcio e è sempre 10 passi indietro, perché Babbo Natale è più famoso di lei, è evidentemente la discriminazione di genere, mi sembra ovvio. Anche nelle leggende c'è la discriminazione, perché lui è un uomo, tutti i benefit, e lei invece poverina dietro. Non solo, lei ha anche il doppio lavoro, fa lo stesso lavoro di Babbo Natale, secondo me in casa molto meno, e poi dà pure il doppio lavoro perché è anche maestra di giorno. Questo non in molti lo sanno, ma chi vedrà il film capirà quanto lei fatichi più di lui. E non solo, poi se vuoi offendere qualcuno gli dici che sei una Befana, cioè diventa anche un offeso, è veramente, è diventato inaccettabile lei, quindi questo è colma, insomma, non ne può più, quindi si ribella. Senti, un film dedicato ai bambini, ma è un film che trasmette anche dei messaggi che possono essere universali, quindi quello, come dicevi tu, del fare squadra per ottenere, insomma, dei risultati, ma anche di non smettere mai di sognare. E guarda, hai perfettamente sintetizzato il senso di questo film, perché certamente è un film dedicato ai bambini ed è bene che... Sono stata io molto felice di essere stata coinvolta in questa storia, in questo progetto, perché il ruolo è divertente, ma per il significato che ha. La regia di Soavi, la sceneggiatura di Guaglianone sono secondo me perfettamente in linea con il significato di questo film. È un film che serve, questo genere, che di solito importiamo dagli Stati Uniti, è bene che si sia voluto fare in Italia, anche un personaggio tutto italiano, perché poi la Befana è tutta italiana. E quindi un film di genere bello, una cosa che potesse essere dedicata ai bambini, secondo me era il massimo. In più è vero che non è dedicato solo a loro. Questo film, questo genere di film sono fatti per alimentare veramente la fantasia, i sogni, farli continuare a credere, no? Che è una cosa bellissima. Quando succede anche ai grandi è veramente un bel gol, perché a volte da adulti ci si dimentica quanto fosse bello credere alle cose, sognare, praticare la fantasia. Quindi se può essere uno stimolo anche per i grandi, per me questo è un grandissimo risultato.
visto che si parla di Befana e di Epifania, ti chiedo per chiudere qual è il ricordo più bello che hai legato a questa festività. Beh, guarda, il ricordo più bello forse è generico, non è una Befana sola, da noi la Epifania era molto sentita in casa mia, quindi io la notte del 5 dormivo cercando di restare sveglia, però alla fine crollavo e la mattina ero molto molto emozionata. I ricordi più belli c'era quello di mio fratello e mia sorella, più grandi di me, che si divertivano perché ero la più piccolina in casa e si divertivano come mi portavano a guardare questi doni che aveva portato durante la notte. Trovavo le briciole, sul piattino sulla Befana avevano mangiato e loro festeggiavano con me. È un momento indimenticabile, forse anche per questo motivo mi è piaciuto tanto fare questo film. Grazie mille. Grazie.